morning, everyone. I am strolling around Venice and now it's late morning, so I'm getting a little bit hungry. I want to show you a very traditional place where to eat something Venetian. It is an osteria, so a place where you can drink some wine and eat some little bites. And it's been there forever, it's really an historical place. And it's also a place where people socialize, Venetians, you know, meet each other and have a chat. So now I'm gonna go there, have a chat with the lady who runs the place, basically, and I'm gonna eat something. Come si chiama lei? Allora, intanto? Io mi chiamo Alessandra De Vespinis, ho 73 anni e sono 61 che sto dietro al bancone, va bene? Questo locale è stato aperto nel 44-45 da mio suocero assieme a mio marito e poi noi abbiamo continuato per una quarantina d'anni assieme e qualche anno fa è mancato e io continuo con i miei quattro figli, anzi sono loro che gestiscono adesso, io faccio solo il mio lavoro, il cibo. Quello è una mia passione che continuo e non la lascerai mai se fosse sto diventando un po' troppo avanti con gli anni, quindi bisogna sapersi anche arrendere, no? Però lei ogni giorno viene qui e prepara i cicchetti al mattino, io giusto? Io vengo qui tutti i giorni dalle 8 alle 2 e dalle 4 alle 6, 6 e mezza. Per me è praticamente una droga. Vado a letto o col pensiero o di creare un cicchetto, ne parlo con lei, ne discutiamo e poi salta fuori come questo. L'altro giorno avevamo della pasta di acciughe che non sapevamo come realizzare un cicchetto, abbiamo grattugiato della cacciotta affumicata. Quale? Questo qui. Alla pasta delle acciughe e poi con della cipolla caramellata. Lei mi diceva è partita da dei cicchetti classici? Io sono partita nel 70 con praticamente questi 5 tipi: formaggio, mortadella, carciofino, cipolla e salamino. C'era il mezzo uomo oppure il polipetto. Poi io ho iniziato col tonno e porco, ho visto che andavano uno, due, tre, uno tira l'altro, la cosa ha funzionato e devo dire che sono soddisfattissima in questo campo. Alessandra prepare me a little plate with small bites. I'm gonna drink a little bit of white wine as well. Voilà. Merci. Viva. Viva. So the lady was telling me that what she tries to do is to combine different ingredients that are not usually combined together. For example, this is tuna with crème. Crème is a grated root that has, it's almost like wasabi, and it's usually combined with cooked ham, but she combined it with tuna. She just told me that it's very important for her to find ingredients that combine, they go very well together. I gamberetti in saon, che sono gamberetti, cipolla soffritta e un po' di aceto. Cosa sta preparando, signora? Adesso faccio dei rinvoltini per il mio amico napoletano con gorgonzola e noci e mortadella. Come si chiama lei? Vincenzo. Che lavoro ha fatto qua a Venezia? Ho lavorato a Murano come incisore sul vetro. Per quanti anni? 40. 58 anni che abito qua, 18 sono in pensione. Com'è Venezia? Meraviglioso. You have no idea how much flavor this vegetable has. So good.
piacerebbe insegnare ai ragazzini o alla gioventù che viene adesso come mangiare, perché non è giusto che loro scelgano, ma non anche quello di palato, scelgono anche se per la moda o per quello che vedono, per un colore. Invece il cibo è una cosa importantissima, soprattutto per i ragazzini, per i giovani che vengono, i ragazzini che mi chiedono di mangiare prosciutto, mortadella assieme, oppure il baccalà con un cicchetto dentro. Dico, ma mangia il baccalà, che è una pietanza antichissima ed è buono solo il baccalà, non va rovinato con niente. Buongiorno signora, la soppressa, mettici una fettina di formaggio, non metterci la maionese. Purtroppo c'è una cultura con tutte queste merendine, con tutte queste brioche che ci sono in giro, il cibo sta passando in terza linea, non in seconda. Perché è più facile anche gestirlo, no? Il ragazzino viene a casa affamato, dagli la brioche magari che ha 3 mesi di confezione. Fagli un panino, fagli un biscotto fatto in casa. Lei cucina a casa quindi? Beh, io la domenica la dedico tutta, quasi tutta in cucina. This kind of white cream is my favorite one. It's very typical combination. And it's baccalà, which is codfish, stockfish. Mantecato means that it's emulsion with oil. It's like a creamy paradise. It tasted like spring. The lady also wrote a book, a small book, where she collected all the recipes of the cicchetti that she made up. This was her husband. The most flavorful for last, so it doesn't cover the other flavors. Sono sua cognata. La sorella di mio marito. Sorella di suo marito. Capito. Una volta c'ero io qua, quando ero giovane. Quelli sono tutti i miei parenti, quelli in fotografia. E tuo fratello, suo marito. Sempre mio fratello. E qui loro due. Sono loro. La coppia più bella del mondo. E tutta la famiglia. Grazie signora, come si chiama lei? Elsa. Clientela, ora come ora, è solo turismo. Nell'arco della giornata vedrò una decina di veneziani, questo veneziano mezzo, mezzo. Mezzo veneziano, è nato a Napoli. Ah, mezzo veneziano, no, pensavo mezzo e mezzo. No, non mi permetterei mai. Solo, ma in linea di massima è solo turismo inglesi, francesi, in aumento gli asiatici. Da quanti anni lavora qui? Da 61, un record, mi daranno o prima o poi una pedata, non lo so cosa finirò. E come ha visto cambiare la clientela di questo posto in tutti questi anni? Secondo me è stravolta, perché prima c'era una clientela tipicamente veneziana dove sovrava il rapporto d'amicizia, di conoscenza, frequentavi anche fuori dall'ambiente. Adesso col turismo è difficile, perché li vedi un attimo, un cicchetto, un'ombra, poi spariscono. Ci sono dei stranieri che tornano ogni anno e allora là è ben diverso, è piacevole la cosa, però uno su mille.
è difficile, il turismo, il turismo, sono tutti di passaggio. Udine. Provincia. Sono dalla campagna io. Che paese? Dimmi che paese. Ah, sei scusato, non c'è. Aringa non c'è. Alla salute allora. Viva! Qua con Aldo. Sì, sindaco, farei qualcosa per i bambini, che non c'è nessun posto perché possano giocare. Devono metterli all'asilo, a nuoto, qualunque attività, purché no, in strada non ci sono più bambini. La cosa più bella di 20 anni fa, 30, io ne avevo 4, più 4 quella di fronte, 10 bambini che scorazzavano dalla mattina alla sera. Quello è bello, no? Danno le multe, adesso se un bambino gioca a pallone, cosa incredibile. Un bambino salta, urlano, i turisti sono abituati al silenzio, quindi diventa che non si può più fare bambini. Grazie ancora, sì. Ciao. Signora Sandra, io vado. Piacere. Buona giornata. Grazie mille di tutto. I hope you enjoyed the video, guys, and I hope especially that you learned something about Phoenician food. Please remember, if you go to a place and you want to eat the local food, the traditional food, you have to go to where the locals go. So in this case, for example, you have to enter to a place and see if the people are talking in Phoenician or not. If they're only talking in foreign languages, that's not gonna be a place for locals, of course. It's gonna be just a place for tourists. But as you saw, this place was a real traditional Venetian place for locals. Unfortunately, tourists nowadays in Venice are most of the people who are in the city, but Venetians are still living here, so you have to follow them. And maybe, who knows, one day you learn some Venetian too. I'll see you guys. Bye.